Ovunque siete, è sempre lei. È sempre lei. Radio Zimari. Radio Zimari. Radio Zimari. Radio Zimari con Sassà Santomauro. Mercoledì 3 luglio. Buongiorno a tutti gli amici eoliani, nonché a tutti gli amici del mondo, eoliani e non, appunto sparsi, un po' qua, un po' là. Buongiorno a tutti i nostri amici italiani. Ben ritrovati ai nostri amici tedeschi, danesi, croati e buongiorno anche all'Austria. Ma prima di passare a salutare un po' tutti gli amici di oltreoceano, salutiamo gli amici del Lazio, della Lombardia, della Campania. Ben ritrovati anche gli amici della Liguria, della Toscana, dell'Umbria, gli amici calabresi, che oggi sembra che si tocca con la mano. Cattivo tempo, nuovamente, vento sull'arcipelago, ma soprattutto nella parte sud di Panarea, cioè la baia di Zimari. Vento di ponente. E buongiorno agli amici del Piemonte e del Veneto. E allora, visto che abbiamo un ottimo sound che ci accompagna in questa mattinata, aspettando le notizie del notiziario delle Isole Eolie e musica della tarde, ma prima cominciamo a dare un po' di notizie sportive, che oggi abbiamo una sorpresa un po' per tutti gli amanti del calcio, della tecnica, ma soprattutto dei grandi calciatori. Dopo tanto tempo andremo a riascoltarci Paul Pogba, che è stato intervistato dagli amici di Sky. Andiamo a raccogliere un po' il suo pensiero su tutta questa situazione, ma soprattutto come l'hanno accolto i tifosi francesi, ma un po' tutta la popolazione francese. E anche lui dice, se non fossi stato nella Juventus, tesoro, tutto questo non sarebbe successo. E poi daremo l'unica notizia un po' di cronaca, che si tratta della nostra premier, il video fake a luci rosse con il volto della premier, la presidente del consiglio, testi durante l'udienza. E poi appunto scandalo video a luci rosse fake, la testimonianza appunto della premier. Poi ancora il tracollo della squadra di Luciano Spalletti è senza precedenti, non solo per l'eliminazione ma per il gioco espresso. Abbiamo perso il talento, lo schifometro della nazionale. Vota le pagelle. Vota le...
Poi la notizia di Paul Pogba, torna a parlare dopo la squalifica. Tutto questo, amici, durante questo Buongiorno Eolia. A per i live. Ma prima, amici, si va subito al disco pilota. Arriva Mr. Gulue insieme a Takashi Kedra. Radio Timari è trasparente in superficie e profonda come il mare. Era una giornata d'inverno, poi diventata una giornata d'inferno. Troppo che tu merita ti amo, non volendo, te ne stai e non rimanendo, non sto capendo. E mo lasciami guarda da attorno, così non suona che faccio la sveglia pure se non dormo. Si sono una pistola, allora tu sei un grilletto. E nonostante che sta giù tutto stretto a me, ti chiedo scusa, ma t'hai girato tutto, non c'è mai tenuta. Quella che posso, come fosse mare, te ne torna a rete. E tu mirate un episodio d'amore, e senza te ma chi sto cuore fa? E ciò che amore tu per me si ossessiona, come fa male come autorità. Ma che senso ha? Ti sto cercando per tutta la città, però tu da nascondo. E quando te trovi, perché tu mi trovi, poi da rubare l'amore, l'amore, l'amore. Pure se mi fai male ne voglio ancora, ancora, l'amore. Come se mi sarei stato, come se non ci fosse stato nessuna, come se non fosse successo niente, ci ha portato a questo, che mi impegna a fare solo, si è da ritornato in best. Nel frattempo abbraccio, la rete ma costiello, ma ti offendendo niente, al sentimento si non la tenendo, ma difendo, ma lo so che è difficile, allora farà te stessa, perché sei tu l'artefice. E tu mirate un episodio d'amore, e senza te ma chi sto cuore fa? E ciò che amore tu per me si ossessiona, che mi fa male come autorità. Ma che senso ha? Ti sto cercando per tutta la città, però tu da nascondo. E quando ti trovi, perché tu mi trovi, poi da rubare l'amore, l'amore, l'amore. Pure se mi fai male ne voglio ancora, ancora, l'amore. Fin quando la sente giù e la tengo giù e si staccano braccio. Non era a morire tu come tenivi in ostaggio, ma ne volevo fui e nasce tenuto coraggio. Come se non ti volessi, se tutto ce la caresse, giuro io mantenesse, perché non ci voluto bene giù assieme. Ma che senso ha? Ti sto cercando per tutta la città, però tu da nascondo. E quando te trovi, perché tu mi trovi, poi da roba l'amore, l'amore, l'amore. Pure se mi fai male, ne voglio ancora, ancora, ancora. E la tua volta tu da roba l'amore, l'amore, l'amore. Pure se mi fai male, ne voglio ancora. Takashi Kedra insieme a Dead Boy Dead e Mr. Gulware dell'album Dio lo sa, il brano appunto estratto per voi era Episodio d'amore. E allora sì, la mattina è un po' così, quando ti svegli, ecco, non essendo più abituato ad andare in diretta durante in prima mattinata, allora si è un po', ecco, riprendere un po' la mano. Allora, come stavo dicendo, facciamo un piccolo tuffo indietro, ragazzi, anche per voi, ma soprattutto per i meno giovani. Andiamoci ad ascoltare un vecchio bravo, un brano di un vecchio, di un grande artista, non vecchio, vecchio nuovo, vecchio nuovo, vecchio nuovo, vecchio artista, dal suo album targato 1998, amici. Il brano si chiamava Cocktail e noi siamo andati a estrarre questo fantastico brano che è Dammi un po' di più.
lui è Sergio Caputo a Radio Zimmari Web. Radio Zimmari Web con Sassà Santomauro in questo Buongiorno Eolia di mercoledì 3 luglio sull'isola di Panarea. Sassà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Album Cocktail targato 1998, il brano estratto per voi amici e dammi un po' di più dalla voce di Mister Sergio Caputo. E allora continuiamo ancora, torniamo ai giorni nostri. È meglio di chi? Di loro, per cominciare questa giornata, questa giornata di luglio, inizi di luglio, 3 luglio, con una festa totale dalla voce
delle sorelle Paola e Chiara. Da Panarea, Radio Zimmari. Radio Zimmari. Con Sassà Santomauro. Sassà Santomauro. Sulla schiena stavi cercando me, niente ti frena. Dici che pensi tu all'atmosfera, io mi fido di te. Ma che vista da qui, avevi ragione tu. C'è il tramonto sul mare, sembra un déjà vu. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei qui è festa totale. Sente che non ci ha ascoltato mai. Vorrei solo urlare che esistiamo io e te. Vieni a prendermi per mano, non siamo cuori su un display. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei qui è festa totale. Non siamo angeli, sogni e segreti indicibili. E se ci guardano, segui me sul dance floor. Non puoi dire di no. Prendi il tuo tempo. Ascolta Radio Zimmari Web e Appanarea, una delle sette isole Eolie. Con la sua particolare struttura che accompagna la montagna, l'hotel Raya offre delle camere con grandi terrazze, con un panorama unico. Al Raya siete voi i protagonisti, indossando gli splendidi abiti costellati di boila e razze. Nell'isola più chic delle Eolie, l'aperitivo al Raya è un'esperienza unica. Una terrazza su un angolo di mondo, dove si può ammirare il tramonto, accompagnato dal DJ set assaporando drink originali. Le nostre terrazze sono pronte ad accogliervi per una cena a lume di candela, proponendo piatti della tradizione in chiave moderna. Ma il Raya è anche musica e divertimento, con la sua discoteca sul mare, dove potrai ballare sotto le stelle. E dopo la festa totale delle sorelle Paola e Chiara, e tanti consigli per chi arriva sull'isola di Panarea. Il Raya, per chi non lo conoscesse, ma no, minimamente dubbio che non lo conosca, ancora ci sia qualcuno che non lo conosce. Il Raya è anche l'unica discoteca sull'isola di Panarea, è l'unico locale un po' diverso dagli altri. Ecco, alcuni negli anni passati si diceva Panarea e il Raya. Adesso con tanti locali che sono nati sull'isola, rimane ancora al primo posto come locale. Allora si va ancora avanti, amici, torniamo, rimaniamo in Italia e pensate un po' con Capo Plaza e Madame Anna. Hello.
solo pretty boy, sono timida, non parlo. Non so che mi vuoi, si vede da quello sguardo. Non so se era l'enesi, ma sembravi più cool. So che hai tanti enemies, ma cercavi una boo. Però questo mondo è pieno di fake love, fake friends, snake love. Ma tu sembri diverso. Ho bevuto tipo 5, 6, 7 cups, 7 up. Ma il tuo ricordo resta. Sento il tuo profumo, mi si ferma il cuore. Boom, 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 boom. Vieni qua, premi quell'acceleratore. Brum, 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 brum. Baby, gotta show me love se mi ami. And you gotta show me love se ci tieni. Pensa che una come me non la potrà fregare mai. E che non esiste un'altra con le stesse vibes. Show me love se rimani. Baby, gotta show me love, quindi vieni. Giuro che questo momento vorrei non finisse mai. Non è solo un sentimento quello che mi dai. Baby, show me love. Contro tutto questo male ti do ciò che ho. Basta non lo getti a mare, stiamo ancora un po', ancora qui. L'amore non ci basterà, ho i brividi. E non è solamente un sentimento quello che mi dai e che mi fai. Un'occasione prendi e fai. Notte fonda sul cemento, stavo fuori a un bar. Prima un passo, dopo un altro, ora siamo star. Baby, give me more, fino al massimo. Che la vita è ancora lunga e non mi fermerò. Baby, show me love, baby, show me now. Un secondo può essere tardi e dopo andiamo in. Baby, gotta show me love se mi ami. And you gotta show me love se ci tieni. Pensa che una come me non la potrà fregare mai. E che non esiste un'altra con le stesse vibes. Show me love se rimani. Baby, gotta show me love, quindi vieni. Giuro che questo momento vorrei non finisse mai. Non è solo un sentimento quello che mi dai. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimari Web, la tua radio. Dello scandalo dei video hot fake con il volto della premier Giorgia Meloni. I filmati che erano stati messi in rete sono oggetto di analisi anche in udienza presso la Corte d'Assisi. Per la vicenda, la Presidente del Consiglio aveva chiesto un risarcimento di 100.000 euro e adesso è stata chiamata a testimoniare in aula, anche se in videoconferenza. Riprende in data odierna il processo a Sassari per la diffamazione contro un uomo di 40 anni accusato di aver pubblicato su un sito internet pornografico statunitense alcuni video contraffatti apponendo il volto della premier Giorgia Meloni su quello delle vere attrici a luce rosse. I filmati, chiaramente falsi e frutto di manipolazione tecnologica eseguita al computer, erano finiti appunto su un sito americano di video spinti. Nell'immagine si vedeva il sito, il viso della Meloni, ignare di tutto, e il corpo di vere attrici hard. L'inchiesta sul caso era stata avviata dalla Polizia Postale di Sassari nel 2020, in seguito a una segnalazione arrivata direttamente da Roma. Le forze dell'ordine erano riuscite a risalire tramite il NICEN utilizzato sul sito internet ai colpevoli e presunti autori del video, un uomo di 40 anni e suo padre di 73 anni. Adesso ecco l'udienza fissata per le ore 13 a cui dovrebbe prendere parte la diretta interessata Giorgia Meloni, costituitasi parte civile e chiamata a deporre come parte offesa. Da quanto si apprende, vista la necessità della testimonianza da remoto, questa udienza si svolgerà nell'aula della Corte d'Assisi, dotata della strumentazione necessaria per il collegamento in diretta. La
la premier italiana, assistita dall'avvocata Maria Giulia Maroncini, e come detto aveva già annunciato la richiesta di risarcimento danni per 100.000 euro che saranno destinate al fondo del Ministero dell'Interno per le donne vittime di violenza. È un messaggio rivolto a tutte le donne vittime di questo genere di soprusi e non aver paura di denunciare. Vuole contribuire alla tutela delle vittime, donne che spesso, inconsapevolmente, sono l'obiettivo di questo genere di reati. Erano state le parole del legale della premier. Secondo quanto riportato dall'ANSA, nel corso dell'udienza, tenutesi nella giornata, è stata fissata una prossima data al fine di sentire la premier. Pare che il giorno stabilito sia quello del prossimo 8 ottobre, giorno stabilito della giudice Monia Adami. E allora andiamo a parlare, amici della nostra nazionale. Luciano Spalletti appunto non si dimette, Gabriele Gravina non si dimette, i calciatori atterrano in Italia con gli sguardi bassi, ma chissà se pienamente consapevole dell'indegno spettacolo mostrato in campo contro la Svizzera. Gli azzurri hanno fatto schifo. E questo l'abbiamo detto. Il commissario tecnico ha commesso qualche errore tattico, questo è certo, ma il problema principale sembra quello degli interpreti, evidentemente non all'altezza della competizione internazionale più importante. In fondo, se da due edizioni non partecipiamo al mondiale e a questo europeo siamo usciti con una connota di demerito, non può essere solo colpa dell'allenatore. Il principio fu Gian Piero Ventura, cacciato con disonore per aver mancato la qualificazione. Poi Roberto Mancini, pure lui capace di fallire l'appuntamento mondiale, nonostante il successo miracoloso dell'europeo. E adesso Spalletti. E se il problema fosse la qualità degli interpreti? La pagina social Operazione Nostalgia è andata a ripescare il parco attaccanti della nazionale che nel 2002 venne eliminata ai mondiali in Corea da un improbabile arbitro di nome Bjorn Moreno. Alex Del Piero, Francesco Totti, Bobo Vieri, Pippo Inzaghi, Vincenzo Montella. E a casa erano rimasti pezzi da 90 come Roberto Baggio, Marco Di Baio, Luca Toni. Siamo arrivati a Retegui e Scamacca, passando per Zaza e Pellè. Allora amici, andiamoci, siamo arrivati, aspettavate con ansia, io lo so. Andiamoci ad ascoltare, ecco, chi non ha avuto la possibilità di ascoltarlo quando è stato trasmesso, vi facciamo ascoltare noi, ecco, il piccolo estratto dell'intervista che è stata fatta a Paul Pogba, parlando della sua squalifica, ma soprattutto l'amore dei tifosi che hanno avuto. Buongiorno. Pogba. Ma sono molto contento di sentire l'amore della gente. Oggi sono venuto a vedere la partita della Francia, ho visto tifosi e veramente ho sentito che è un amore grande e questo mi ha fatto molto piacere, perché io non sono sulle campi da un po', e sentire la gente così acclamare, cantare il mio nome mi fa molto piacere. Ci sono delle sedi opportune per valutare ciò che è successo, c'è un ricorso in corso e ancora non c'è una sentenza definitiva. Ti chiedo però di raccontarci come ti senti, perché è uscita una tua intervista negli ultimi giorni nel quale dicevi Pogba non c'è più, Pogba è finito, ma è un'intervista vecchia che era tornata virale, e quindi ti chiedo, ti senti ancora calciatore? Hai la speranza di tornare in campo? Certo. No, sì, non hai visto ancora una video di me dire che ho smesso il calcio e che sono ancora calciatore. C'ho tutte queste situazioni che io sono qua, sono ancora positivo, c'è ancora un'opportunità di combattere questo per me ingiustizia, vediamo, e le cose vanno andare molto meglio, io sono così positivo, poi vediamo.
E questa intervista, adesso vado a dire che non lo so se avete visto tutto l'intervista, perché hanno messo una cosa che io non avevo finito di parlare, e quindi non ho mai detto che io sono finito, che Pogba non esiste, perché Pogba è qua, oggi è qua, è sempre solo Pogba, e fino che non vedete io dire che io ho smesso, io sono finito, e da e questo non parlevo di calcio, già parlevo della vita, che tutti i problemi esterni, e poi non ho detto altre cose. Poi dopo, se volete, guardate la video per capire le cose che ho detto. Ma no, io mi sento ancora calciatore, mi sto allenando, adesso sono momenti dove devo essere positivo, sono con la famiglia, passando tanto tempo con la famiglia, bambini, vedere i miei bambini crescere è una cosa comunque bella per me. Quando c'è un tempo un po' di calcio, dico che io non gioco, non faccio la cosa che amo, ma resto ancora positivo. Ho una voglia di tornare della Madonna, mi sento come un bambino che vuole essere professionista, quindi mi alleno, faccio tutto il mio possibile per tornare sul campo. Questa voglia si vede, Paul, e allora ti chiedo un'ultima cosa: com'è la tua situazione attualmente con la Juventus? Io sono, dalle ultime notizie, io sono ancora un giocatore della Juve, e penso che dovete parlare con loro. Cioè, io sono ancora su contratto, non ho avuto l'opportunità di parlare con direttore o allenatore, non lo so tanto, c'è un po' di silenzio. Vediamo, penso che stanno aspettando la pelle per vedere, ma il resto penso dovete chiedere a loro. Grazie Paul, in bocca al lupo per tutto. Grande, grande, grande Paul Pogba. E allora ragazzi, per tutti gli altri tifosi delle altre squadre che dicevano che Pogba era finito, o anche per i pseudo youtuber che dicono che hanno rescisso il contratto, che tutto così, hanno fatto una smentita davvero mondiale, e infatti chissà cosa diranno. Infatti non hanno detto niente in questi giorni, perché l'intervista è uscita l'altro ieri sera. Ma bando alle ciance, amici, continuiamo ancora, andiamo avanti. Questa è Radio Zimari Web e questo è Aperilive. 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 Qui non solo buona musica. Qui non solo buona musica. Inoltre vi teniamo sempre informati. Questo è Aperilive. Disco pilota di questa seconda parte, Zucchero Salmo, Overdose d'amore 2024. Ho bisogno d'amore, yeah. Ho bisogno d'amore per Dio, perché se no sto male, yo. Ho bisogno d'amore per Dio tutto quanto il giorno. Live. C'è bisogno d'amore per Dio, di una donna, di un uomo e di un cane, dell'amore di Dio. C'è bisogno d'amore, sai zio, per tutto quanto il mondo. Oh, oh. Aperi Live con Sasà Santomauro. Sasà Santomauro. Anche per me. Overdose d'amore, Zucchero Salmo. Vieni a me così come sei,
tuffati su Radio Zimmari Web. Una voce che dal cuore sale, sale, sale. Tuffati su Radio Zimmari Web. Un tuffo sull'isola più bella, la musica più bella. Overdose d'amore, Zucchero e Salmo. Mercoledì 3 luglio, amici, state ascoltando Buongiorno Eolia per i live di questo mercoledì. E allora si va ancora avanti, siamo quasi al termine. Grazie ancora a tutti gli amici che continuano a mandarci dei messaggi, gli amici calabresi esattamente da Cosenza e poi gli amici campani da Salerno e Amalfi, grazie ancora agli amici di Catania, Marsala, Palermo e infine Ragusa e poi ancora grazie agli amici di Genova, agli amici della Toscana, di Firenze e poi agli amici umbri di Perugia. Si va ancora avanti, amici, Miami. Che ci canta il Dio. Radio Zimmer. Radio Zimmer. Suggestioni sonore da sentire e da vivere. Da sentire e da vivere. Maradona. A Radio Zimmer Web. Napoli, mille colori. Devi così, voglio una quanto piano scende il sole fa una pazienza, la torre e l'aria, se ti firma Marcellina, indo porta la mia via, se vuoi venire aspetta qua. Isole Eolie.
che fai perché non passi da me, che sono da solo a casa. E se accetti porta pure rosé, così un po' ci si scalda. Stavo pensando che forse il frigo è vuoto, spero non ti dispiaccia. Se ordiniamo qualcosa scegli te, o lo facciamo e basta. Mi hai scritto un messaggio, dici verso sera, un problema se passa. Dico passa pure, l'unico problema, casa mia è un disastro. Dovrei riordinare o almeno provarci, si tra un po' mi alzo. Ma se su tutto casa stai citofonando, tu falla su. Grazie, grazie, grazie ancora amici. Concludiamo qua questa prima live di questo mercoledì 3 luglio. Buongiorno Eolia per i live. Noi ci ritroveremo questa sera dopo il music della tarde e notiziare delle isole Eolie dalla voce di Nadia Solano. Per il momento vi auguro una buona, buona giornata, un prosieguo, vento a parte, però c'è il sole, fa caldo. Grazie da Sasa, è tutto amici, a più tardi, ciao 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 ciao. Andiamo a cena, così poi non ti chiedo cosa c'è per cena. Ma perché dai tuoi, che poi davanti a loro sembro quello scemo. Tutte le volte che mi dici torno presto, poi alle 4 nel parcheggio che scopriamo, ne accendiamo un'altra, sempre peggio, ma tu falla su, yeah, yeah, yeah. Che domani non c'è niente da fare, accendi la TV. In Spotify, Spreaker e YouTube, Radio Zimmari, più musica, più musica. Radio Zimmari.